Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione dell'album numero 409 della serie regolare di Dylan Dog intitolato Ritorno al buio, Manacerace scritto in giallo in piccolino sopra, che va a iniziare una nuova miniserie. Come sapete, dal numero 400 in poi Dylan Dog ha preso questo nuovo formato, ovvero delle miniserie all'interno della serie regolare. C'è stata la prima, la 666 di Roberto Recchioni, ora passiamo alla Manacerace di Claudio Chiaverotti, che adesso appunto della quale vi parlerò. Cominciamo con la copertina di Gigi Cavenago, fantastica, eccezionale, bellissima, stupenda come sempre. Gigi Cavenago non sbaglia un colpo. Qui abbiamo Manacerace, Dylan Dog e Philip Crane, che è Manacerace stesso, però versione umana. Quindi una copertina pittorica stupenda, come tutte quelle che fa Gigi Cavenago nella sua vita, cioè fa delle copertine eccezionali, anche quando fa le copertine brutte le fa fantastiche. E una copertina molto molto bella, veramente mi ha colpito particolarmente. Il logo rosso si accompagna a questa colorazione gialla verdognola scura molto molto bene. Si passa dal chiaro allo scuro, vedete che c'è un lento passare dalla luce alle tenebre in questa copertina, che va a dare ancora di più il senso di buio e di abbandono, di claustrofobia data appunto dalla paura del buio, che è la vera natura di Manacerace, cioè quella che tutti hanno da bambini o che tutti provano nella vita. Copertina fantastica, volti bellissimi, stile pittorico di Cavenago eccezionale. Per quanto riguarda la grafica, diciamo che la scritta Manacerace in piccolo sopra non mi fa impazzire, però nel complesso ci può anche stare. Ce la facciamo andare bene, perché è talmente bella la copertina che anche se c'è quella scrittina gialla un po' inguardabile, diciamo che ci passo tranquillamente sopra. Soggetto e sceneggiatura di questa avventura, che si comporrà di altri due numeri, quindi sarà una trilogia, è di Sua Maestà Claudio Chiaverotti, il mio primo grande amore. Il mio primo Dylan Dog è stato di Claudio Chiaverotti, quindi secondo me lui e Sclavi sono gli sceneggiatori top di Dylan Dog e lo saranno per sempre. Qui Claudio Chiaverotti torna su Dylan Dog, torna a scrivere Dylan Dog, quindi evento epocale, e lo fa riportando in vita il suo personaggio numero uno, ovvero il personaggio che lui ha creato nella sua prima storia di Dylan Dog, Manacerace o Philip Crane, che era appunto il suo lato umano. Manacerace, personaggio naturalmente preso come spunto grafico da Freddy Krueger, Bau Bau degli anni 80, famosissimo. E anche, tra l'altro, in questa avventura, in questa trilogia, i disegni sono di Dall'Agnol, Piero Dall'Agnol, che era anche disegnatore sia del buio che dello spettro del buio, le due storie precedenti di Manacerace. Quindi ritorna la coppia creatrice del personaggio di Manacerace. Quindi soggetto sceneggiatura di Claudio Chiaverotti, disegni di Piero Dall'Agnol, che però viene aiutato alle chine da Francesco Cattani. E secondo me questa scelta di affiancare Dall'Agnol a Cattani ha avuto esito positivo, perché ha un po' addolcito il tratto schizzato e artistico che Dall'Agnol ha negli ultimi anni e che abbiamo visto in quel magnifico numero che era Altre Visioni del Color Fest, dove Dall'Agnol ha tirato fuori tutta la sua arte. Che cosa ci vuole dire Claudio Chiaverotti in questo primo numero del ritorno dal buio appunto di Manacerace? Allora, intanto abbiamo una parte iniziale dove noi vediamo la genesi di Manacerace, cioè noi capiamo, il buon Chiaverotti ci fa vedere chi è Phil Crane e come mai è diventato Manacerace, o meglio chi ha portato Phil Crane a diventare Manacerace. Qui non vi voglio spoilerare niente, perché vi rovinerei completamente la lettura. Quindi noi vediamo le origini del mito, cioè come Manacerace in realtà è nato. Poi passiamo al presente, dove troviamo Dylan Dog appunto nella nuova linea creata da Recchioni appunto dopo il 400, quindi Dylan figlio adottivo di Block, e che appunto si troverà a dover affrontare di nuovo il nostro caro Manacerace, che verrà idolatrato da una setta che lo vuole appunto, che lo vede come un dio. E poi troveremo un altro personaggio molto legato alla storia dei primi
30-40 numeri di Dylan Dog, che appunto farà la sua parte per aiutare appunto Mana Cerace a tornare. Qui non ve lo voglio dire, ma è stata veramente una sorpresa trovare un personaggio che abbiamo visto nei primissimi numeri di Dylan Dog avere un ruolo predominante all'interno di questa avventura. Naturalmente Mana Cerace tornerà, non vi dico come, ci sarà una seta di adoratori, ci sarà questo personaggio misterioso dei primi 100 numeri di Dylan Dog che aiuterà appunto il ritorno del buio, e tremate, un blackout che colpirà tutta quanta Londra. Quindi la carne a fuoco è tantissima, la sceneggiatura soggetto di Chiaverotti sono eccezionali e naturalmente la storia fila via che è un amore e si torna a respirare quella che secondo me è l'atmosfera dei primi 100 famigerati numeri di Dylan Dog. Forse sto bestemmiando, forse no, non mi interessa, il canale è mio e secondo me questo è un Dylan Dog che ci fa rivivere molte emozioni di quelle che furono i primissimi Dylan Dog. Naturalmente l'atmosfera è più moderna, quindi si vede che è un Dylan Dog scritto nel 2020 e non è un Dylan Dog degli anni 90. La caratterizzazione dei personaggi, appunto come Ricchioni li ha stravolti negli ultimi numeri, cioè che Dylan Dog è il figlio di Block, che Block è sovrintendente, ci sono in questa avventura. E appunto poi si vede anche la sceneggiatura è un po' più moderna, insomma un ritmo della storia un po' più moderno. Per quello che riguarda i disegni di Dall'Agnol, appunto come vi ho detto, sono molto schizzati, come appunto li sta facendo negli ultimi anni, ma appunto sono un po' più contenuti, un po' più leggibili, un po' più meglio delineati. Vedete, i volti sono meglio delineati, le ambientazioni claustrofobiche sono classiche di Dall'Agnol, e quindi secondo me si è avuto un netto miglioramento visivo da quello che erano, diciamo, gli ultimi lavori di Dall'Agnol su Dylan Dog della serie regolare. Vedete dei disegni molto più molto meno schizzati artistici e molto più normali, molto più comprensibili, diciamo. Quindi il supporto di Francesco Cattani secondo me ne hanno giovato ai disegni e hanno riportato un Piero Dall'Agnol a un tratto un po' più classico, quindi si torna un po' di più ai disegni di Dall'Agnol degli anni 90, un pochino, non è il Dall'Agnol di una volta, però ci si avvicina un po' di più. Che vi devo dire, mi è piaciuta tantissimo questa storia qui, veramente bella, appunto questo personaggio degli anni 90 che torna mi ha stupito, la genesi di Mana Cerace da piccolo è stata fantastica, questo nuovo personaggio che entra è bellissimo, non vedo l'ora di leggere la prossima storia che si intitolerà appunto La Nota Eterna e che ha una cover incredibile, veramente veramente bella, che richiama molto appunto a Nightmare quello l'ultimo. Io in Mana Cerace ho sempre visto Freddy Krueger, comunque un po' come concezione, un po' anche proprio come disegnato. E questo primo numero mi è piaciuto tantissimo, ci sono una marea di richiami cinematografici anche ad Annabelle in alcune scene, e perché Chiaverotti è come Sclavi, vede tutto, sa tutto, sente tutto, cita tutto, e quindi veramente un Dylan Dog al top. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo primo numero di questa trilogia dedicata a Mana Cerace su Dylan Dog, a me è piaciuto una bomba, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale, a mettere la campanellina per non perdervi nessuna recensione che pubblico e che pubblicherò qui sul canale. Vi invito anche a venire sulla mia pagina di Instagram che si chiama I Fumetti di Loris, come questo canale, e su Facebook, io mi chiamo Loris Loris, il mio profilo privato, se mi volete mandare l'amicizia vi accetto molto volentieri. Vi saluto, vi ringrazio per aver assistito a questa recensione, a breve arriverà anche quella del numero 408 che ho saltato perché non ho potuto pubblicare video per un po' per motivi lavorativi e che porterò qui a mio malincuore sul canale perché è una storia di Simeoni che però non mi ha convinto quasi per niente. Vi ringrazio per aver assistito a questa recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!